Salve a tutti, io sono Dallon Gamer e bentornati su The Solus Project. Allora, siamo un po' più indietro rispetto allo scorso episodio perché il checkpoint effettivamente era qua. E per fortuna che mi hai ricaricato qui, buongiorno, scusi disturbo, perché mi sono accorto che di qua c'è l'ennesima porticina del cavolo con l'interruttore che chissà il quale anfratto anale è finito. Ma porca di quella porca, Verci! Ma Verci, che tu durante la pausa non potevi cercarmi l'interruttore? No, ma porco di quel cane. I giovani di oggi sono inutili. Allora, qua c'è la nostra corsetta sull'acido, quindi via le fughe. Veloce Verci, veloce Verci. Ah, ma solo una piccola particina. Io pensavo che crollasse tipo tutto. Non mi date le false illusioni. No, ok, si rompe di più. Ok, come non detto. Adesso si è distrutta completamente. Prossima volta teletrasportatore, Verci, eh. Oh, ecco, rieccoci qua del tonno Rio Mare. Buongiorno, porca di quella porca. Allora, se ricordo bene, avevamo degli interruttori da premere. Se te ti muovi io disinstallo il gioco, ok? Quindi datti una calmata. Aspetta che c'è il Verci che mi fa anche il pattinaggio sul ghiaccio. Verci, non scivolare che ti sbucci un ginocchio, eh. E poi partono le bestemmie. Ok, quindi dovremo attivare tutti e quattro i pulsanti per attivare le quattro sbarre corrispondenti. Fa tanto freddo, Verci. Madonna se fa freddo. Con la torcina abbiamo... Ah, no, ecco. Ah, eravamo vicini a un cristallo. Scusa, Verci, non mi ero accorto. Non fa fredderrimo, però... adesso capisco perché nella parte precedente era pieno di sassi per terra. Quindi, Verci, ci tocca tornare indietro comunque. Ok, lasciamo qua un po' di oggetti che recupereremo più tardi, in modo tale da liberare il nostro inventario. Verci la torcina che mi muori già congelato, te. Ok, e ora alla ricerca del sasso perduto, perché dobbiamo prendere quelli specifici. Non è che prendiamo quelli anche qua così. No, certo che no. Il Verci è una persona speciale. Mio assassino, perfetto. No, non lo devo rompere, gioco, ma do delle combinazioni. Ok, vediamo intanto di attivare due dei pulsanti. La città di ghiaccio ci complicherà un po' le cose in teoria. Anzi, beh, se quello che abbiamo visto l'altra volta era tipo uno Yeti, bene, cioè proprio gran bene. Anche perché se effettivamente il gioco, grazie, dicevo, l'altra volta, se vi ricordate, ci ha sbloccato l'obiettivo a caccia di Yeti, una roba del genere. Quindi, yay! O forse ce l'ho Yeti anche l'altro stronzone qua. Buongiorno. Che poi, Verci, se prendi il disco del teletrasportatore e lo lanci attraverso le sbarre, no. Ok, e con questa dovremmo averle tutte e quattro. Ma dimmi te, cioè, non capisco neanche la logicità di questi enigmi a tutti gli effetti. Sono abbastanza semplici, non devi ragionare più di tanto. E ti vedo che mi vedi, maledetto rompicoglioni. Guarda, faccio anche il furbacchione. Olle! No, mi sono... Ammetto che all'ultima frazione di secondo mi sono un po' cacato, eh. Ok, stiamo per attivare anche la quarta. Se lo stronzone... Gioco, perché ti devi buggare ogni tanto? Grazie, madonna santissima. Ok, e dovremmo averli attivati tutti. Ok, il tonno Rio Mare è ancora qui, perfetto. Ok, arrivederci, io vado, mi saluti Capitan Findus, ma dimmi te. No, aspetta, perché ce n'è ancora una... Perché ce n'è ancora una giù? Sono quattro, non sono cinque. Verci, sono cinque, non me l'hai detto. Scusi, no, non badi all'insulto di prima, ma ha visto la quinta piattaforma? No, perché io non so dove cacchio sta. No, aspetta, ma sono quattro. Uno, due, tre e quattro. Porco cane, uno dei sassi è messo male. Tre ore che giro come un pirla, ma dimmi te. No, tutti i sassi sono messi bene. I dubbi, gioco, i dubbi. Scusi, faccia la cortesia, con l'occhio mi indichi dove è la soluzione. No, ma guarda te. Oh, c'è una logica di pressione. Ma porca di quella porca. E voi due non avvisate, no? State lì abbracciati imbriachi. Ma dimmi te, ma perché la gente non mi dice le cose? E ok, della serie l'ho fatto palesemente a cazzo non so come, eh. Però a quanto pare ci ho azzeccato. Che la mia botte di culo ogni tanto che c'ho pure io, guarda. Sì, ok, no, volevo dire che l'ho risolto in maniera molto onesta. Scusi, chiedo scusa. Wow, devo dire che con la torcina spenta, sì. Stavo parlando, un attimo la faccio bere. Dicevo, devo dire che con la torcina spenta l'effetto ghiaccio è molto carino. Ok, non credo di aver capito appieno la soluzione, ma l'accettiamo molto passivamente. E olè, basta enigmi, però che c'ho un po' le palle piene. Cosa? Ah, un'altra mappa. Siamo... Ah, vabbè, prima eravamo qui, adesso siamo qua. Ah, e questo mi aiuta come? No, mi preoccupa quello che è qua dentro, in tutta onestà. Mi sembra tipo una gigantesca arena o che cacchio ne so. Santo cielo, quell'enigma mi ha fatto perdere una marea di tempo. E il Verci non ha aiutato minimamente, ci tengo a sottolinearlo. Anzi, lui sbuffava. Ok, vediamo dove spuntiamo stavolta. Basta che non ci siano cose che mi inseguono. Cos'è? Cos'è? No, se strutture qua le hanno rubate dalle nostre astronavi, però, Cosa cacchio? Cos'è che mi stai gocciolando addosso? Verci, togliti, che poi mi impuzzi tutta la roba. Ma dai, ma che schifo. Mi sporchi anche tutti i vestiti. Ok, qua ci sgocciolano cose non meglio identificate.
Avevo notato che quello dall'altra parte era più basso. Questo è più... Non lo so, o mi sbaglio? T'ho visto, buon Giorgio. No, fermo Verci. Ok. E questo mi aiuta perché... Ah, ha fermato una delle cose, delle ventole. Forse dobbiamo fermare anche l'altra a sto punto. Qui c'è l'altra per no, buono Verci, ecco. Ok. Non stiamo facendo cazzate, no? Perché Verci... Ah no, abbiamo tirato sulla parte centrale. Che contiene... Ah, uno degli asteroidi. Che io devo ancora capire come minchia funzioni, no? Ma vabbè. Perfetto. Presumo che ci sarà un altro pulsante da queste parti a sto punto che fa altre cose. Ah, beccato. Madonna Verci, però anche te che mi scivoli. Non hai le gomme invernali sotto i piedi. Ok, abbiamo fermato anche l'altra parte. Ma no, non capisco questo in che modo mi aiuti. No, anzi, ha fatto incazzare il mondo. Il mondo si è incazzato. Verci, colpa tua. E niente, vabbè, abbiamo spento il sistema di ventilazione. Verci, speriamo di non morire tutti di ossigeno. Sì, senza ossigeno, voglio dire. Ok, ma stai calmo. Ne possiamo parlare, siamo amici. Oh, ma questa... Allora, quando siamo arrivati l'altra volta, era la creatura che urlava. Oh, quindi vuol dire che c'era creatura qua sotto. Verci, torniamo indietro, le fughe. No, vabbè, Verci, andiamo avanti, dai. Se mi insegue, Verci, ti giuro, io ti lascio qua, Ma veramente tanto tanto ti lascio qua. E giù di muretto. Ok, se riaccendo la torcia c'è qualcosa dietro, bestemmio. Ah, no, ok, non c'è niente, per un secondo la paura. Ok, Verci, procediamo. Madonna santa che... Stanze... No, col cacchio che vado in acqua. Con queste temperature se finisco in acqua muoio assiderato nel giro di 1,8 secondi. E Verci, dove cazzo stiamo andando? Ancora US? Oh mio Dio, non ho notato se tutte quelle scritte, quelle cose che facevano scritte fino adesso. Oh, non lo so. E là c'è sicuramente qualcosa. Porco cane, devo rivedere il video per vedere se compongono scritte. E siamo praticamente arrivati dove volevamo. Sì, volevamo. Dove voleva il gioco, Perché mi riguarda, io volevo tornare a casa. Allora, andiamo di teletrasportatore. Se mi riesce di fare il lancio culo. No, quello non lo definisco un lancio culo. Questo è un lancio culo, Verci. Ok, vediamo se troviamo qualcosa di nascosto e molto ma molto utile. Che non ci attacca, magari. Ah, ti veggo. Ti veggo là dietro. Verci, se mi fa il tiro decente, bravo. Come diavolo stiamo andando a fine? Verci, perché ti bughi ogni tanto, Verci? Ah, una porticina. Che con... Oh, madonna santa, credo di finire di sotto. Ok, piano Verci. Piano Verci, che sei tutto fragile tu, Non ti sfracellare. Ok, non si è sfracellato, credevo tipo esplodesse. Verci, dove minchia stiamo andando però, No, davvero, Solus Project e i suoi anfratti anali ogni volta un po' mi preoccupano, non lo nego. Il problema è che non so quanto potremmo resistere ancora se non troviamo risorse. Ci serve... Oh, l'imminente uomo. Verci, salto in lungo. Se no salto in culo a te, porco cane, se non ce la fai. Ah, ok. Dove... Ma siamo sopra la zona di prima? Minenti uomo, Verci, occhio. Siamo... Dove... Dove siamo e soprattutto cos'è quella roba laggiù? Ogni volta che io ho queste idee esplorative sento il Verci che tira tante di quei porchi che metà basta. Mi sta sciogliendo le corne. Ma abbiamo un sacco di materiale, ok. Cosa abbiamo trovato qua? Verci, attento... Ah, danaro. Solamente danaro, Verci, non ci facciamo una mazza. Ma che sfiga. E una pietruzza del calore che abbiamo già. Porco cane, che sfiga, Verci. Però se muori qua, muori ricco. Ah no, un artefatto, ci accontentiamo, dai. Ok, resistenza all'ipotermia più uno. Yay, bella però. Minchia che tomba faiga, complimenti. Vediamo se scopriamo di chi è. Questo è tipo il Berlusconi del tempo. No, in verità no, parla solo ancora degli alieni. E dice che hanno viaggiato per lungo tempo per le stelle. Si domanda, ma chi minchia sono? Beh, ciccia, se non lo sapete voi. Allora, sempre che vengano da un pianeta di quelli brutti, 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 praticamente oscuro e pieno di dolore. Che culo, però sei tutti a rubare gli umani, o umanoidi. Ah, dice praticamente che gli alieni sono qui per cercare una specie di artefatto loro stessi, qualcosa che li aiuti. Quindi probabilmente hanno usato la razza umana per fare il lavoro sporco. Oh, che bello, la schiavitù del tempo. Verci, aspetta, ma siamo sopra una zona già esplorata, non riesco a capirlo, Verci. Fai una bella cosa, lanciamo il teletrasportatore e casomai bestemmiamo più tardi. No, è una zona nuova effettivamente. Se si rompe il ghiaccio piango tanto, Verci, No, non c'è una beneamato cacchio di nulla. Porca di quella porca, Verci, se becchi il programmatore di The Solus Project. No, veramente, ti fanno fare i peggio giri, e io faccio anche i peggio salti, e poi non ti mettono niente. Ma mettimi almeno un prafo se hai trovato una zona segreta, non lo so, qualcosa. Cioè, praticamente devo usare il teletrasportatore per azzeccare tutti gli anfratti anali e trovare un'uscita da sto posto. Ma io perché sono dovuto andare di sotto? Verci, vai di lancino faigo. Verci, non mi far bestemmia. Madonna, Verci, te la mira, Ok, questo è buono, Verci, veloce che mi va in ipotermia fra 30 secondi. Ah,
Madonna, il peggio giro che ho dovuto fare. Ok, mai più. Non esplorerò mai più in The Solus Project. È stata una pessima idea. Sì, lo so che siamo a rischio ipotermia. Ah, c'hai anche sonno. Beh, non è proprio il posto più adatto, verci. E comunque abbiamo trovato l'ennesimo cimitero. Sì, perché non avevamo trovato... Ah, le mine! Abbastanza morti. Porco di quel cane. Però è curioso, aspetta, questa non è una tomba umana. Sì, ho capito, c'hai anche sete. Io ho anche quasi finito l'acqua. Madonna, non siamo mai stati messi così male in The Solus Project. Verci, te me lo lanci lassù senza troppi porchi? Io perché ho parlato troppo presto. No, incredibile, Verci, grazie. Vabbè, non è stato proprio un viaggio a vuoto. Ci ha chiarito anche un attimino il perché quelle creature siano qua. Beh, è un fatto abbastanza interessante. Anche disidratazione. Arriva un secondo. Madonna, c'ha sonno, c'ha sete, c'ha fame, c'ha le sue cose. E io c'ho l'ultima bottiglietta, quindi fai te. Ok, non mi arrischierei ad esplorare oltre, vediamo di procedere. Penso che il rifugio sia abbastanza vicino. Gesù, il problema non è il rifugio, il problema è quell'altro stronzone che è qua assieme a noi. E cosa fate voi altri? Ah, boh, misteri. Sento rumore di acqua, Verci. Ah, è un rifugio. Oh, rifugio, cazzo, perfetto, Vedo che tutto qua la gente si diverte, proprio i festini rave party ho trovato. Però abbiamo trovato acqua, Verci, e cibo, e artefatto numero 100.022, perfetto. Ci va di culo perché possiamo allora far dormire il Verci e ripristinare tutte le nostre scorte. Porco cane, per un secondo avevo un brutto presentimento. Scusate, allora, io mi metto di qua col mio sacco a pelo, non disturbo nessuno. Ok, basta che non palpeggiate o facciate cosacce durante la notte, ok? Buonanotte. Oh, buongiorno Verci, come va? E se il buongiorno si vede dal mattino, svegliarsi con due cadaveri in parte non promette bene. Allora, vediamo di procedere ulteriormente, ma dobbiamo farci tutte le grotte a mo' di teletrasportatore oggi. Poi già con la mira del Verci, voglio dire. Va bene, almeno abbiamo salvato e siamo belli carichi, carichi di tutto. E il problema è che, sinceramente, penso che prima o poi, e neanche troppo poi, incontreremo uno degli stronzoni o qualcosa che ci farà un sacco di male e di paura. Oh! Buongiorno! Cosa? Cosa? Cos'era? No, salvo, Verci, salvo! Cos'è? Cush, dov'è? Perché? Quando è? Non potete farmi i suoni e poi dirmi no, tranquillo, non era nulla, perché io mi caco tutto. Oh, buongiorno, lei cosa fa? Ti asciughi prima. No, guardi, il Verci non usa l'asciugacapelli, quindi vada tranquillo. Oh mio Dio, dove cacchio stiamo andando a finire però? Ma dove diavolo? Sì, ma questi stanno veramente cercando di raggiungere il centro della Terra. A parte che voglio dire, scusate, Verci piano, poi continuo il discorso. Questa era la strada per la cittadella degli alieni. E fin qua mi va bene perché volevano la cittadella fredda, gli piacevano i giochi invernali e via dicendo. Ma che cazzo di strada dovevi farti tutte le volte per andare? Cioè, non è pratico. C'han le astronavi, c'han le mille cose. A quanto pare l'ingegneria aerostradale fa schifo. Sì, ma te sei no, vabbè. Ah, ho capito che c'è la scaletta, ma scusi, abbia pazienza. Vado di teletrasportatore. Ma ci facciamo i fagli, me lo lanci là sopra. Dai che sicuramente c'è qualcosa di nascosto. E ora che l'ho detto non c'è un cazzo di niente. Ma perché? Ma perché? Cioè, era geniale. Era geniale mettere qualcosa qui. Così dici, ah, aspetta, magari il giocatore lo nota. Diamogli un premio. No, ma che... Ok, io là sotto non ci vado, perché sicuramente incontri la morte e col Menga che torni... Oh, madonna. Oh, Gesù, ci sono sistemi di grotte anche da quelle parti. Boh, co... No, no. Torniamo su, Verci. No, vabbè, ormai andiamo avanti. Cazzata più, cazzata meno. Tu sei tanto morto. Tu sei tanto, tanto, tanto morto. Oddio, non lo guardare nemmeno. Non lo guardo. Sì, lo guardo. Cosa sei? Mi fai schifo se ti muovi, però urlo come una donna isterica. Sei brutto, sei tanto brutto. Cioè, mi spiace che tu sia morto. Anzi, no, sono contento che tu sia morto, cazzo dico. Occhio alle mine. E via. Olle. Non rotolano verso il basso. Sì, rotolano verso il basso. Cacchio. Maledetti sistemi di difesa del futuro. Del passato. Ah, ah, mine dovunque. Mine dovunque. Aspetta che rotolano giù. Ok. Ma dimmi te, scusi, faccia attenzione, ci sono le mine. E ovviamente. No, oh cacchio. Dove? No, ho fatto la cazzata, Verci. Verci? Stai bene? Verci? Hai tutte le sopracciglia, i testicoli e il resto? Ok, non so come siamo sopravvissuti, ma siamo sopravvissuti. Però fa un freddo besta, meno 9 gradi. Verci tira fuori le robe calde. Fa un freddo... Oh, adesso però non vediamo un cacchio. Per tutto voi non vedrete un cacchio. È l'unico modo però per restare caldi. Fa veramente troppo, troppo freddo. Dimmi che siamo arrivati alla cittadella. Ah, ok. Siamo... Dove? Ah, siamo qua. La Madonna, ci aspetta ancora una marea di strada. Ma non c'era un percorso più veloce o qualcosa? Non vorrei essere quello che si lamenta sempre, però... Però sempre le meglio location, The Solus Project. Ormai mi ha viziato l'occhio sto gioco. Sarà un peccato quando lo finiamo. Scusate, non vedo un cazzo dove devo andare. Proviamo ad andare su di qua, Verci, perché non si vede una grandissima mazza.
Oh mio Dio, sto posto è gigantesco. Oh mio Dio, questo è un ascensore, Verge, tira fuori tutto. No, 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 non in senso sessuale. Sì, questo è un ascensore che ci porta fin là. Però, oh mio Dio, c'è una marea di robe da esplorare. Verci, forza, mettiti le scarpe comode che ci aspetta un bel po' di esplorazione. Devo dire che le mappe si sono estese parecchio dai primi episodi, eh. Porco di quel... Meno 9 gradi, niente, Verci, ci tocca andare di questo. Cioè, ma se io non avessi avuto questo, come cacchio si andava avanti nel gioco, no? Perché sono curioso, eh. Ho capito che ti davano il cristallo di calore, ma questo fa 50 gradi, mi pare che faccia 40. Bello però, bello! Porco cane quanto adoro sto gioco, mi fa bestemmiare un sacco, mi devo sorbire le bestemmie del Verci, però è un gioco figo. Quello che mi preoccupa è che questo spazio è tanto grande, come se spuntasse un mostro che ci insegue da un momento a quell'altro, eh. Ok, Verci, andiamo come prima cosa al rifugio, che sicuramente contiene cose buone e pucciose. Toh, trovi subito denaro, Verci, di che ti lamenti? Porco di quel cane. Non ho capito perché bloccano tutto in maniera così molto seria, comunque, da ste parti. Sì, sempre con le trappolozze, però, che se non guardo... Oh, buongiorno, cosa sei? Richiede un cristallo. Ah, ma sei l'altro tu! Io ho quello per fare caldo, quindi questo è quello per fare freddo. Dimmi col cristallo freddo, Verci. Ce l'ho, effettivamente. Quindi, in teoria, se io faccio così, questo ottengo quello freddo. Oh, anche quello freddo! No, aspetta che fa tipo meno 7 miliardi di gradi. Però, Verci, ce lo portiamo via. Questo ci va da Dio, perché avevamo quello caldo che fa... Quanto c'è? 50, Verci? 40 gradi. Se vi ricordate, quando siamo fuori, ci conviene parecchio avere quello freddo. E adesso ci basterà... Oh, che culo, Verci, abbiamo anche trovato la chiave che ci serviva. Oro, perfetto. Molto bene, quindi adesso abbiamo entrambi. Molto, molto bene. No, adesso fa anche troppo caldo. Ma porca di quella porca. Due chiavi. Meglio abbondare, Kingdom Hearts, scusi. Allora, visto che siamo anche al rifugio, faccio riposare il Verci. Anche se, sinceramente, scusi, mi accende mezza lucina. Ah, c'è una cortesia. Ah, ok. Che mi rende luogo un attimino più ospitalo. Dicevo. Allora, ci siamo comunque fatti una sonora esplorata. E ancora abbiamo un bel po' di zona qua. Madonna, guardate quanto Cristo è grande sta zona. Cioè, e non siamo ancora alla cittadella, credo. Questa è proprio... è la stradina d'arrivo, praticamente, la tangenziale. Cioè, vabbè, lasciamo stare. Ok, noi continuiamo nel prossimo episodio, allora. Io spero che la serie vi stia piacendo. Non dimenticatevi di lasciare mi piace per continuarla. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Se il Verci non mi muore congelato perché fa un freddo bestia qua. Ciao, ciao!